porcellini, la la la. Uno costruisce la casa con la paglia. Tre porcellini, la la la. Uno costruisce la casa con la paglia. Un lupo arrivò, cominciò a bussar. Toc, 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 toc. Porcellin, porcellin, fammi entrare. No, no, con me non farai uno spuntin. Soffierò la casa, butterò giù. Porcellini erano al sicuro. Uno costruisce la casa con il legno. Due porcellini erano al sicuro. Uno costruisce la casa con il legno. Un lupo arrivò, cominciò a bussar. Toc, 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 toc. Porcellin, porcellin, fammi entrare. No, no, con noi non farai uno spuntin. Soffierò la casa, butterò giù. Porcellino svelto svelto costruisce la casa di mattoni. Un porcellino svelto svelto costruisce la casa di mattoni. Un lupo arrivò, cominciò a bussar. Toc, 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 toc. Porcellin, porcellin, fammi entrare. No, no, con me non farai uno spuntin. Bene, allora soffierò, soffierò e soffierò. Non venne giù e i tre porcellini vissero felici nella casa di mattoni. Forza Joy, raccontaci ancora la storia di Riccioli d'Oro. Vorrei che la raccontassi perché... perché... Ok, sarà divertente! Riccioli d'Oro cosa fa? Lì nel bosco se ne sta. In quella casetta vuoi entrare in silenzio per spiar. Oh! I tre orsi? Riccioli d'Oro allora entrò e la cosa notò. Tante bontà quante ce n'è! Gnam! Porridge! Un, due, tre! Ma la prima fredda è... La seconda brucia blè! Ouch! Poi la terza buona è... E la mangia altro che... Gnammi! Riccioli d'Oro poi notò tre poltrone, ci andò. Oh, ora io le proverò e così canterò. La 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 la. Ma la prima grande è... Oh no! La seconda non ma che... Oh, è troppo piccola! Poi la terza no vabbè. Questa è proprio perfetta! Oh, oh, che cavolo! Mamma mia! E quando si sedette, la sedia si ruppe in mille pezzi! Oh no! Guarda che ho fatto! Oh! Beh, questa avventura mi ha stancato così tanto! Farò un sonnellino! Riccioli d'Oro poi vide tre gran bei lettini. Wow, guarda lì! Farò il mio pisolin. Non penso ti dispiaccia. Ma il primo scomodo è... Oh, au! Il secondo non è un granché. Oh no! Poi il terzo va da sé. Riccioli d'Oro dorme già mentre tre orsi.
soli, ma chissà! Oh no! Hanno mangiato il mio porridge! E anche il mio non c'è più! E fino all'ultima goccia, sai, il mio l'ha mandato giù! Oh tesoro! Si è seduto proprio qui! Già, è così, ma chi? Oh, indovina, la mia è rotta! Chi l'ha ridotta così? Ho sentito dei rumori da lassù! Hanno dormito nel letto! Non solo nel tuo, anche qui! Eppure nel... Guarda, come non detto! Chi sei? Ehi, buon dì! Ciao ciao, grazie per tutto! Riccioli d'oro poi scappò, nel bosco lei andò. Gli orsetti si stupirono e poi la perdonarono. La storia a lieto fin! È successo per davvero? Ah, no, è solo una favola! Oh, allora, dove sono le principesse? Che carina! Mamma, ci racconti la storia di Jack e la pianta di fagioli? Cos'è un fagiolo? È uno strano pesce? No, scemino, è... cavolo, non lo so! Beh, scopriamolo insieme! Jack e sua mamma tempo fa vivevano in povertà. Non sapevano che mangiare, così decisero che far. Jack, vendi la nostra mucca a Bessie e con i soldi cresceremo altre piante. Al mercato Jack così, Bessie a vender lui riuscì. Ehi signor! Una maga urlò, fagioli in cambio ti darò! Sono fagioli magici e faranno crescere una pianta alta fino al... Wow! Jack tornò poi dalla mamma, lei li vide e fece un dramma. Li buttò a terra triste, son sol fagioli dai! Lei disse, ma mamma, sono fagioli magici! Oh, magici come me! Il giorno dopo venne fuori un'altra pianta lì. Tu voli! Jack così s'arrampicò ed un castello lui trovò. Wow! Che roba! Ma quando entrò lì nel palazzo, un gigante un po' pazzo entrò lì dentro e fece rumor. Le nuvole spostò con furor. Tanta fam, ti sento qui, yum, yum, yum. Oh, tanta fam, ragazzin, non scappare. Jack era così spaventato che si nascose in un armadio mentre il gigante contava il suo. Poi il gigante s'addormentò e Jack con loro dalla scappò. Si mise in ginocchio e lì lui disse, mamma arrivo, non esser triste. Oh, ti prego, salvami da quest'orco gigante! Rientrò nel castello e si nascose. Il tesoro! Disse. Ma quante cose! Uova d'oro e quanti cimeli! Il gigante poi contò fino a 10! 1, 2, 3, 4, 5! Oh, che c'è dopo il 5? Ho tanta fam, ti sento qui! Yum, yum, yum! Jack fu veloce e scappò, sulla gallina lui tornò, un'arpa poi prese con sé, giù dal fagiolo alè. Ma il rabbioso gigante seguì Jack e cercò di buttarsi giù dalla pianta. Arrivai a casa e presi un'ascia, tagliai la pianta a suon di braccia. Il gigante da lì volò via e scomparve per magia. Con la gallina dalle uova d'oro, Jack e la sua mamma ora vivranno una vita felice. La mamma fu così felice che una festa per Jack fece. E l'arpa sola così cantò, Jack per sempre ti amerò, Jack ti amerò,
di fagioli? No, ma ora hanno una gallina dalle uova d'oro. Ma puoi spezzarti i denti con una di queste. È l'ora delle favole. Che ne dite della piccola Cappuccetto Rosso? Sì! Io voglio essere la piccola Cappuccetto Rosso! Oh, non credo che Wacky sia felice dell'idea! Siete pronti? Sì! Un dì una bambina vestita in rosso andò dalla nonna per il bosco. Si sente bene, la curerò e sì, così una magia farò. Ehi, ricorda, non parlare agli sconosciuti! Promesso! Nel cestino del formaggio per la nonna un bel assaggio, ma nel bosco il lupo la fermò. Ciao dolcezza, dove vai, oibò? Sei uno sconosciuto, vero? Non credo di poter parlare con te, ma... Vado dalla nonna, è ammalata, le porto del cibo, ne sarà grata. Cappuccetto Rosso se ne andò, ma il lupo cattivo prima arrivò. Ah 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 ah, sono il più intelligente dei lupi. La nascose nel letto andò e con il suo pigiamin si cambiò. Aiuto! La nonna gridò. Entra pure, Cappuccetto. Ehi, nonna! Disse lei e così entrò. Oh, come stai, nonna? Non lo so. Tutto bene. Disse, che gran birba. Nonna, da quant'è che hai la barba? La nonna ha la barba. Posso mangiarti meglio, casomai! No! No! No, vattene via da me! Vedo l'ora di mangiarti! Oh no, cavolo, non voglio! No! Gridò Cappuccetto Rosso e un cacciatore la sentì nel bosco. Spaccò la porta e il lupo catturò. Te la farò pagare! E se ne andò! Smettila di essere un bullo o non avrai mai degli amici. Il cacciator la nonna liberò e Cappuccetto l'abbracciò. Era uno sconosciuto, confesso a lei. Ora ho imparato la lezione. Ok, ha imparato la lezione, sì, ok. Wow, quel lupo cattivo avrà imparato la lezione! Sicuramente! L'ha mandato e non tornerà mai più! Avete visto che succede ai bulli? Esatto! Allora, qual è la morale della storia? Non dire mai a un lupo che hai pane e formaggio freschi! Raccontiamo la storia del ragazzo, del lupo e della pecora. Oh, il ragazzino che gridava al lupo. Perché gridava al lupo? Perché non sapeva come dire "Uah!". Joy, perché non fai finta di essere il pastorello e ci racconti tutto? Certo! Sono un pastorello con le sue pecore. Mi sforzo di non addormentarmi, perché a volte può essere noioso guardare tutta questa erba verde. Ehi, io ho un'idea! Penso che farò uno scherzo a tutta la gente della città. Farò finta che sia passato un lupo che inseguiva le mie pecore. Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! È apparso un lupo! Siamo spaventati! Ha inseguito le mie pecore! Oh, caro! Oh, no! Che brutto! Oh,
cielo! Dobbiamo correre ad aiutarlo! Gli abitanti del villaggio corsero, ma le pecore stavano bene. Il ragazzo Stavo rise. Stavo scherzando, ragazzi. Ma non era uno scherzo divertente. Vergognati per averci fatto preoccupare tutti. Pensavamo che tu e il tuo gregge foste nei guai. Oh, era solo uno scherzo. Non sai stare allo scherzo? Il giorno successivo il ragazzo fece un piano all'alba. Rifarò anche tutt'oggi, così non mi annoio. E si mise a ridere. Aiuto, aiuto, è apparso un lupo. Siamo spaventati, hai seguito le mie pecore. Oh, caro, sembra un problema. Così gli abitanti corsero, ma le pecore stavano bene. Il ragazzo rise. Stavo scherzando, ragazzi. Penso che faresti meglio a chiedere scusa. Sì, chiedi scusa. Ci hai ingannato di nuovo. Questo non è carino. Ci hai mentito. È stato solo uno scherzo. Gli abitanti del villaggio non erano contenti, ma il pastorello pensava che fosse divertente che lui ancora una volta li avesse ingannati. Scommetti? Un giorno, mentre era con il gregge, apparve un lupo e lui rimase scioccato. Gridò alla gente del villaggio: aiutatemi, per favore, questo non è uno scherzo! La la la. Vuoi un'altra tazza di tè? Non ti dispiace se lo faccio? Ma nessuno lo aiutò, pensavano che fosse ancora uno scherzo. Ignorarono il pastore, si rilassarono a bere il tè. Ehi, questo non è divertente! Aiuto, aiuto, è apparso un lupo. Siamo spaventati, stai seguendo le mie pecore. Ma purtroppo non arrivò nessuno. Il pastorello si rese conto che nessuno gli credeva più. Il ragazzo arrivò di corsa in città, tutti si radunarono. È lui che ci ha fatto impazzire. Mi dispiace di essere stato così cattivo. Lo sono davvero. Ho imparato la lezione e non mentirò mai più. Yeah! 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 Ben fatto. Ok, a chi tocca raccontare una storia? È il mio turno e vi racconterò la storia del leone e del topolino. Ma perché non un grande topo? Vuoi saperlo? Perché oggi tutti voi sarete dei topolini! Scusa, non credevo di averti fatto male. Il grande leone tirò giù la zampa, così due topolini dissero: tu scappa. Ti prego, mio leone, fammi solo parlar. Se io ti ripagherò, tu lasciami andar. Oh, ti prego, possiamo essere buoni amici? Ti prego. Beh, ti dirò di sì, ma solo oggi, sai. Ora vai via di qui, con i tuoi amici, dai! Oh, grazie mio leone, sarò tuo debitor. Tra tutti i leon, tu sai, sei proprio un gran signor! Sì! Anche grande! Così il gran leon lasciò andare il topolino! Che paura! Ma non è la fine della storia! Oh oh! Oh, raccontala! Sì, vai avanti! Il leone andò a caccia, ma in rete lui finì. Ringhiò, si dimenò e più volte la colpì. Urlò sì tanto forte, i topini tremarono. E il leone, il tuo amico? Oh sì, aiutiamolo! Aspettaci, cavallino! E volevo dire, leone, stiamo arrivando a salvarti! Lì in quella rete il leone si accasciò, ma quei tre topolini lo aiutarono! Fecero
dal buco è uscita quel gro... Beh, non ci credo ancora! Ora siete nel mio cuore! Sì, siamo amici! Amici per la pelle! Che dolci topolini! Gli amici son fedeli, son come una famiglia. Mantengono le promesse, si protegge e si somiglia. È bella l'amicizia, leone, vero no? È una delle cose che ti rende libero! Allora, questa è la storia di un leone rimasto intrappolato? No, scemino! Parla di amicizia! E di gentilezza? Certamente, è sull'essere sempre presenti per i vostri amici! Sì, mi piace! Ah, che dolce! Leggiamo la storia della tartaruga e della lepre! Sì! Oh, per favore, io voglio essere la lepre! Ok, Lily. Io voglio essere la tartaruga! Amo le tartarughe! Bene, ci siamo! Scommetto che potrei batterti in una gara! Sì, certo che puoi! Se è una gara che vuoi, allora è una gara che avrai! Andiamo! Una tartaruga e una lepre fecero una scommessa. Potrei batterti in una gara. Neanche per sogno, non esiste. Ah sì? Ah! Si strinsero le zampe e fecero un patto. Che vinca il migliore. Ci vediamo in pista. Ci vediamo in pista. Concentrati, non trattenerti, puoi farcela proprio così. Soffia e sbuffa, mantieni il ritmo, chi va piano e stare lontano. Lento e costante, fio il fischietto, pronti partenza e via! La lepre partì come il vento, ma la tartaruga era lenta. Sì, la lepre veloce scatta per molte miglia, proprio come un razzo, ma la tartaruga sorrideva. Posso farlo, sì! Posso farlo! Mantenere la mia concentrazione, perché io sono l'uomo! Aspetta, pensavo fossi una tartaruga. Ah, sono così confusa. Concentrati, non trattenerti, puoi farcela proprio così. Soffia e sbuffa, mantieni il ritmo, chi va piano e stare lontano. No! Penso che mi fermerò a riposare solo per un po'. Io sono in testa, mi merito una pausa. La lepre russava forte, dormiva profondamente. Quando la tartaruga passò, le si era addormentata. Io ci sono quasi all'ultimo giro ora. Se mai dovessi vincere, farò l'inchino più grande. Come fanno le tartarughe ad inchinarsi? Lento e costante, la tartaruga ha vinto, ha tagliato il traguardo e tutti applaudirono. Hai fatto così bene! Ma cosa è successo? Come hai fatto a vincere? Beh, ho mantenuto il mio ritmo costante. Già, già. La lepre era triste, aveva perso la corsa. Dai, su con la vita. Farò una faccia buffa. Vedi, così. È solo una stupida gara. Beh, credo che tu abbia ragione. È l'amicizia che conta davvero. Concentrati, non trattenerti, puoi farcela proprio così. Soffia e sbuffa, mantieni il ritmo, chi va piano sa lontano. Chi va piano sa no è lontano. Congratulazioni! Ho vinto! Ho vinto! Ah, cosa hai vinto? Quali sono le mie scelte? Heh.
papà, ci puoi leggere una storia? Oh, certo! È la storia de la piccola Cappuccetto Rosso. Sì! Cappuccetto Rosso un giorno se ne andò. Andò! A casa della nonna esclamò. Esclamò! Seguì una strada nel bosco oscuro per arrivare veloce quanto un siluro. Quanto un siluro! Un lupo cattivo, ecco lì. Oh, un lupo! La vide ed esclamò: che ci fai qui? La mia nonnina è malata. Le porto dei biscotti per farla star meglio. Oh, devo correre! Mi sta aspettando. Arrivederci! Arrivederci! Ma il cattivo lupo più veloce fu. Più veloce fu! E alla casa di nonna arrivò prima di lei. Povero Cappuccetto! Mise la nonna nell'armadio, indossò i suoi vestiti e nel letto si piombò. Piccola Cappuccetto poi arrivò. Arrivò! Cara nonnina, sono stata più veloce del vento. Ma che grandi orecchie che hai! Che grandi occhi che hai! Nonna, che grandi denti che hai! E per mangiarti meglio! Oh, oh no! Aiuto! Urlò la bimba, lo scoprì. E un cacciatore entrò che era lì. Che era lì! Lo prese subito e lo mise nel borson. Il lupo cattivo mai ritornò. Mai più ritornò. Ora siamo al sicuro, nonna. Lei annunciò. E la nonna nel letto accompagnò. L'accompagnò. I biscotti poi mangiarono e così la storia terminò. E così terminò. Un troll! Proprio come il vecchio troll cattivo nella storia delle tre capre. Oh sì! Qual è la mia storia preferita? Una volta c'erano le tre caprette, una molto piccola, una di taglia media, una grande e forte. Queste sono le tre caprette. Andavano a piedi attraverso un ponte per arrivare dall'altra parte. Quando all'improvviso è apparso un troll e disse alla piccola capra: ehi capretta, fermati lì, non puoi passare da qui. Ti prenderò, ti divorerò, è così che stanno le cose. No, ti prego troll, non mangiarmi, sono solo piccolo e minuscolo. Se vuoi mangiare, aspetta un po', mio fratello è più grande, devo ammetterlo. Ok, tu puoi andare. Successiva camminava sul ponte per raggiungere l'altro lato. Quando all'improvviso il troll è apparso e disse alla capra di mezzo: ehi capretta, fermati lì, non puoi passare da qui. Ti prenderò e ti divorerò, è così che stanno le cose. Troll, non mangiarmi.
puoi andare. La grande capra attraversa il ponte per arrivare dall'altra parte, quando all'improvviso appare un troll e dice alla capra così: ehi, grande capra, fermati lì, non puoi passare da qui. Ti prenderò e ti devorerò, è così che stanno le cose. Basta, smettila, vecchio troll cattivo, ho due grandi corna. Ti butto giù da questo ponte e tu piangerai grandi lacrime di troll. Così troll venne su per combattere la capra, ma con sua grande sorpresa la grande capra lo buttò giù dal ponte e il troll comincia a piangere. Questa è la fine di questa storia, sono arrivati dall'altra parte, ora mangiano per diventare più grandi e più grassi che mai. Ehi, guarda, un ragno spaventoso! Ah, dove? Ehi, non dire bugie, Mark! Avete mai sentito la storia del ragazzo che gridava al lupo? No, raccontamela! Lui gridava al lupo, lui gridava al lupo. C'era un ragazzo che le pecore badava, le guardava camminare e dormire. Così annoiato inventò un piano: ho bisogno di divertirmi, forza! E gente, radunatevi qui! C'è un grande lupo cattivo in città! Lui gridava al lupo. Non c'era il lupo, il ragazzo aveva mentito, ma la gente del villaggio scappò via. Ti aiuteremo noi, dov'è la bestia? E salveremo te e il tuo gregge. Lui rise a crepapelle, ha, 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 era una bugia. Lui gridava al lupo. Il giorno dopo lui le pecore badava. Amico, questo è noioso, le pecore neanche parlano. Così annoiato inventò uno schema: farò urlare il villaggio di paura. Ehi, gente, radunatevi qui, c'è un grande lupo cattivo in città. Lui gridava al lupo. Ancora una volta il lupo cattivo non c'era, ma la gente del villaggio prese paura. Ti aiuteremo noi, dove la bestia? Noi salveremo te e il tuo gregge. Lui rise a crepapelle, ha, 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 era un'altra bugia. Lui gridava al lupo. Il giorno dopo lui stava dormendo quando un vero grande lupo corse dietro al suo gregge. Si svegliò e con grande stupore c'era un grande lupo spaventoso davanti a lui. E gente, aiuto, per favore, c'è un grosso lupo cattivo che alle pecore fa terrore. Lui gridava al lupo. Così tutti lo sentirono gridare, ma non si mossero per poterlo aiutare. Quel ragazzo inganna sempre tutti con le sue bugie e i trucchetti. Nessuno lo aiutò, nessuno gli credeva. Ma c'è un lupo, davvero, lo giuro! Lui gridava lupo. C'è una lezione in questa canzone, è sempre sbagliato mentire alle persone.
Non crederanno a tutto quello che dici se non dici sempre la verità. Sono davvero dispiaciuto, questa menzogna finirà. Lui gridava al lupo. Lui gridava al lupo. Ragazzi, questa volta c'è davvero un ragno. Ben fatto per aver detto la verità, Mark. Sì, niente più al lupo per questo ragazzo. Wow, guarda che grande leone! E guarda quel piccolo topo! Mi chiedo se siano amici. Raccontiamo a gemelli la storia del leone e del topo. Sì! Il topo è di leone. 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 Un giorno c'era un topolino che andava per i boschi. Incontra un grande vecchio leone. Cosa ci fa nel mio quartiere? Il leone prese il topolino, lo alzò da terra. Per favore, signore, lasciami andare! Lasciarti andare? Dimmi perché! Alta voce. Credi di aiutarmi? Tu sei uno ciocco, piccolo piccolo topo. Ok, ti lascio libero. Wow, sei coraggioso. Sì. Il giorno dopo il leone correva con tanta fretta. Ha fatto un passo su una vecchia rete e cadde in una trappola. Aiuto, aiuto, c'è qualcuno che possa aiutarmi? Il topo è di leone. Il topo è di leone. Il topo sente ruggire il leone, sa subito cosa fare. Chiama i suoi amici che corsero dal leone. Prendete la corda e iniziate a masticare. Mi hai salvato, anche se sei piccolino. Non avrei mai dovuto ridere di te. Il topo è di leone. 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 E da quel giorno diventarono migliori amici per sempre. Sei sicuro, Dewey? Mi sembri molto assonnato. Ma non lo sono. Sto solo riposando i miei occhi. Ok, allora va bene. Che ne dici di questa? Cappuccetto rosso. Sì, per favore. Cappuccetto rosso, telefona alla nonna, telefona alla nonna, telefona alla nonna. La nonna dice... Non mi sento molto bene. Puoi venire qui. Cappuccetto, corre là, nel bosco lungo il sentiero, ma incontra un lupo. Cappuccetto, cosa fai?
cosa fai? Scusa, lupo, non mi posso fermare. Sto andando dalla mia nonna. Cappuccetto rosso corse via, corse via, corse via, ma il lupo prese una scorciatoia per casa della nonna. Il lupo mise la nonna sotto il letto, sotto il letto, sotto il letto. Non dire niente! Il lupo disse, si mise i suoi vestiti. Cappuccetto rosso bussò alla porta, bussò alla porta, bussò alla porta. Posso entrare, nonna? Vieni pure, mia cara, e porta il cestino. Nonna, che orecchie grandi hai! Grandi son, grandi son. Nonna, che orecchie grandi hai! Beh, sentiti meglio! Lui disse. Nonna, che grandi occhi hai! Grandi son, grandi son. Nonna, che grandi occhi hai! Per vederti meglio! Lui disse. Nonna, che grandi denti hai! Grandi son, grandi son. Nonna, che grandi denti hai! Son per mangiarti meglio! Lui disse. Lui balzò fuori dal letto, lei saltò, lei saltò. Lui balzò fuori dal letto e lei si nascose. Poi uscì la nonna, infuriata, 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 infuriata con la scopa in mano per cacciare il lupo. Esci, lupo! Sciò, sciò, sciò! Sciò, sciò, sciò! Sciò, sciò, sciò! Esci, lupo! Sciò, sciò, sciò! E non tornar mai più! Mi sento molto meglio! La nonna disse, la nonna disse, la nonna disse. Mi sento molto meglio! Anche io! E ora facciamo un picnic! Il lupo non si vide più, mai più, mai più. E questa storia è finita, ora dormi Dui. Buonanotte Dui. C'erano una volta tre orsi bruni che vivevano nei boschi scuri. Per far raffreddar la zuppa fecero due passi nel quartiere. La zuppa è troppo calda! Lungo il sentiero attraverso i boschi arrivò una bambina. Non distingueva il bene dal male, si chiamava Riccioli d'Oro. Salve, c'è qualcuno in casa? Nella cucina sopra il tavolo lei vide tre ciotole. Afferrò una sedia e velocemente si arrampicò. Zuppa! Assaggia dalla ciotola di papà. Che schifo, è troppo caldo! Assaggia da quella della mamma. Che schifo, è troppo fredda! Assaggia da quella del bimbo orso. Questo è il sapore perfetto! Afferra il cucchiaio e velocemente lo mangia in un sol boccone. Guarda quelle comode sedie a dondolo! Si sedette sulla sedia di papà. Questa è troppo dura! Poi provò quella di mamma. Questa è troppo morbida! Si sedette su quella del bimbo. Questa sembra perfetta! E si dondolò fino a romperla ed ebbe molta paura. Au! Guarda quei comodi letti! Si sdraiò sul letto di papà.
questo è troppo duro. Poi provo quello della mamma. Questo è troppo morbido. Si sdraiò su quello del bimbo. Questo sembra perfetto. Si rannicchia sotto le coperte e spegne anche la luce. Buonanotte! Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola, disse papà orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola, disse mamma orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola e non ha lasciato niente per me. Il piccolo orsetto era triste, molto, molto triste. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia, disse papà orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia, disse mamma orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta tutta. Il piccolo orsetto col cuore a pezzi iniziò a piangere. Qualcuno ha dormito nel mio letto, disse papà orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto, disse mamma orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto ed è ancora lì. Riccioli d'oro si svegliò e vide tre orsi arrabbiati. Non così in fretta, disse papà orso. Faremo meglio a parlare. Sono molto dispiaciuta, disse riccioli d'oro. Riccioli d'oro e l'orsetto divennero amici. E questo, mio piccolo Dui, è la fine della storia. Papà, sei pronto? Zack, la pianta di fagioli magici, quanto mi piace! Ok, Dewey, la leggiamo! Il piccolo Zack e la mamma sono senza cibo e così Zack scambiò delle mucche con un uomo per i suoi fagioli. Piantali nel giardino, riceverai una grande sorpresa. E proprio così una pianta da lì crebbe fino al cielo. Sì, lei crescerà ed arriverà a toccare il sole. Una gran magia sarà, mi arrampicherò, sembra divertente. Così Jack sorpassò le foglie e un castello ora c'è. Ma quando ci arrivò, che cosa scoprì? Un gigante, proprio così. Faccia a faccia si scontrò con il gigante che lo voleva mangiare per colazione. Oh! Paura e fremito! Guarda che c'è qui un bambino, gnam gnam gnam. Non scappare via, ti mangerò, sì, vieni qui. Il gigante grugni ma lui si libera e lo senti sbraitar. E poni le uova, sciocca gallina, e non dirmi di no. Il gigante punto un'arpa con una triste faccia che suonò una musica che lui ordinò e così tutto il mondo scioccò. Vieni qui ti prenderò, il mio lavoro finirò. Sì, ti mangerò a colazione, gnam gnam gnam. La musica però lo addormentò e Jack così scappò.
Scese giù dalla pianta veloce e la sua ascia prese con sé. Tagliò l'arbusto a metà e il gigante cadde giù. Così anche la gallina e l'arpa poi, mentre il gigante scomparì. Jack riuscì a scappar da quel gigante che non sa cosa ha perso poi. Gallina ed arpa, amici suoi. La gallina poi le uova d'oro covò e Jack la mucca ricomprò. Così l'arpa sorrise e a cantar cominciò. Senti un po', wow! Un party organizzarono con i vicini pure sì. Così Jack famoso diventò e tutti lo conobbero. Che felicità, la mamma Jack finalmente salvò. Festa grande sarà, torte e latte a volontà. Questa è la storia del bambino che urlava al lupo. Un bimbo birichino aveva delle pecorelle. Pecorelle seduto sul selciato, lui cercava di non dormire, sai, per passare il tempo e divertirsi. Divertirsi, divertirsi, urlò al lupo ad alta voce. Pecore in fuga, oh no! Aiuto, al lupo! C'è un lupo che insegue la mia pecora, aiuto! Era uno scherzo, fa ridere, fa ridere, fa ridere. Così divertente che la gente uscì e lui rise poi così. Vediamo il lupo, disse un contadino. Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Sembrate tutti così spaventati. Un giorno passò e lui pensò, lui pensò, lui pensò. Penso che lo rifarò, così io riderò. E così lui ancora un po' scherzò, lui scherzò, lui scherzò, urlò al lupo, a tutti sai, pecore in fuga, oh no! Aiuto, al lupo, la mia povera pecora, aiuto! Ma era di nuovo uno scherzo in be, ma perché, ma perché? La gente poi di nuovo uscì, ma lui non era lì e gridarono. Non vediamo il lupo, dov'è? Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Ma il ragazzino rise di nuovo perché pensava che era stato divertente prendere in giro tutti gli abitanti ancora una volta. Poi un giorno mentre pascolava le pecorelle vide un lupo e si spaventò. Adesso chiamerò aiuto, pensò. Aiuto, aiuto, al lupo, la mia pecorella, aiuto! Aiuto, aiuto, c'è il lupo qui, è la verità, non lo scamperà. La pecorella, aiutate, venite qua! Aiuto, aiuto, c'è un lupo! Veramente, aiuto! I vicini lo sentirono gridar così, gridar così, gridar così. Pensarono fosse uno scherzo, sì. Bevvero un tè e non uscirono da lì. Un giorno poi rientrò in città, in città, in città. Gli abitanti arrivarono là.
lui disse: a tutti voi chiedo carità. Scusate se vi ho mentito, ho finalmente imparato la mia lezione. Yay! Posso correre più veloce di te, più veloce di tutti e di ogni cosa. Oh, veramente? Allora, che ne dici di fare una gara? Che gara sia? Che divertimento! C'erano una volta una lepre e una tartaruga. Decisero di fare una gara solo per sfida. La lepre era molto sicura di vincere, ma arcibaldo la tartaruga pensò: questo non mi abbatterà. Hedwig la lepre è veloce e Arcibaldo è lento. Rischio di non partire quando dissero pronti via. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. La lepre come un proiettile corse veloce. La tartaruga per la sua strada aveva il suo obiettivo. Hedwig avrebbe vinto. Si fermò così a dormire perché Arcibaldo era lontano e avrebbe poi raggiunto. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. Così la lepre si addormentò sotto un albero. Arci lo sentì russare, adesso lo può superare. Quando Arci tagliò il traguardo, tutti gridarono evviva! Hedwig sentì il rumore. Bene, bene, niente da dire. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. Una medaglia d'oro per Arcibaldo. Ha barato, pianse e vince. Ha vinto in modo equo, con un passo lento e costante. Hedwig era triste, non ha vinto la gara, ma Arci lo incoraggia. Fai una faccia felice, è solo una stupida gara, una stupida battaglia. Ciò che conta è l'amicizia. Il sistema non le cose. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. La tartaruga è arrivata prima e neanche correva. Pronti per una storia nuova, piccoli gemelli? Sì! Che ne dici di Jack e i fagioli magici? Perfetto! Jack viveva in una fattoria, faceva tante cose, lavorava duro. Un bel giorno la mamma vide che i semi non avevano più. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Ci servono soldi per semi e cibo. Jack vai verso la città per vendere la mucca. Jack prese la mucca, andò in città ed incontrò un uomo là. Un'occasione giusta per te, i miei fagioli magici. Fagioli magici, che cosa fanno? Li pianti e diventeranno giganti. Piantali nella terra e durante la notte cresceranno fino al cielo. Jack ha venduto la mucca all'uomo, prese i fagioli nella sua mano. Quando li mostrò alla sua mamma, lei era molto arrabbiata. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Che sciocco ragazzo, ti hanno ingannato! La mamma era triste e anche Jack, così getta fuori i fagioli sull'erba. La mattina cosa vide Jack? Una pianta di fagioli, grande grande, così alta e verde, arrivava fino al cielo. Questo è uno stelo,
si arrampicò. Tra le nuvole una porta trovò. Guarda quel castello, davvero grande. Mi chiedo chi ci viva lassù. Poi la porta si spalancò. Dentro c'era una donna gigante. Guardò Jack e gli disse di entrare. Ti preparo qualcosa da mangiare. Le cucinò per il ragazzo, ma alla porta si sentì un grande tonfo. Fi, fai, fo, foi, sento odore di ragazzo. Jack si spaventa e scappa via. Scende giù dalla pianta di fagioli. Prende le monete d'oro per la strada e le porta alla mamma. Il giorno successivo sale nel cielo. Trova un uovo d'oro nel castello lassù. Fi, fai, fo, foi, sento odore di ragazzo. Jack si spaventa e scappa via. Scende giù dalla pianta di fagioli. Prende l'uovo d'oro per la strada e lo porta alla mamma. Il giorno successivo sale nel cielo. Trova un'arpa d'oro nel castello lassù. Fi, fai, fo, foi, sento odore di ragazzo. Jack si spaventa e scappa via, ma il gigante lo insegue per la via. Scende veloce dalla pianta di fagioli e tac tac la taglia via. Ora Jack e la mamma hanno tanto oro e saranno sempre tanto ricchi. Entrambi vivranno per sempre felici, felici e contenti. Jack e i fagioli magici, sì, 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 sì. Fine.